Piero Filiberto e sono un cittadino attivo. Dissento dall'iniziativa o dal cartello. Microfono, non si sente! Dal cartello che hanno appeso in alto i miei amici, cioè quello di noi non ci candidiamo. Basta, Piero. Basta, sono tre amici e penso che vada fatta. Perché in quanto cittadino attivo io negli ultimi anni ho svolto il ruolo di consigliere comunale, facendo il mio ruolo di cittadino attivo e protestando e manifestando quelle incongruenze che abbiamo visto sul video e che tuttavia oggi vediamo come effetti che stanno cronicizzando la vita del Monte. Avete visto, io mi rivolgo ai non belmontesi, a Belmonte, il cumulo di immondizia che vi ha colto all'inizio del paese. Quelle di ridotte dimensioni, sappiamo fare di meglio, abbiamo raggiunto dimensioni che hanno rappresentato il Guinness di Napoli, al di là della semplice battuta. La signora aveva il bigliettino e io mi sono scritto in quattro le cose. Perché dissentivo con i miei amici sul cartello arancione, perché oggi sembra che fare parte di un partito o fare il cittadino attivo sotto le insegne di un partito sia una cosa negativa. È chiaro che c'è l'antipolitica, c'è il Lusi di turno che distrugge tutti, però il Lusi di turno dovrebbe ricordarsi che i cittadini di Belmonte, quando i cittadini attivi facevano parte della Margherita, pagavano in tasca proprio la sede, mentre il Lusi di turno si andava a mangiare gli spaghetti con i ricci, con il caviale a 800 euro. 188. Vabbè, le cifre sono sempre ballerine, se non ci arriviamo alle cifre ballerine. Spero che i 30 minuti siano sufficienti. No, perché la premessa faceva parte dei tre minuti. Dico, è lodevole l'iniziativa da parte degli amici, i quali hanno risvegliato le coscienze, perché dico, noi come consiglieri comunali, come cittadini attivi, in questi anni abbiamo ripetuto quelle cose che poco fa Marco diceva, le abbiamo scritte, le abbiamo denunciate, in ultimo le abbiamo denunciate alla magistratura, ma da cittadini attivi isolati, nel senso che siamo stati ritenuti gli ultimi giapponesi che combattevano contro un muro di Berlino che era caduto, non che ci preoccupavamo dell'indirizzo scellerato, oggi si utilizza anche sul giorno di Sicilia, verso il quale il comune sta andando. E dico indirizzo scellerato, Giovanni Amato ride, perché quello della decisione del contratto atto che è previsto, come ci diceva poco fa il sindaco di quel comune là, lo abbiamo proposto con una mozione che è stata posta a larga maggioranza anche dai consiglieri di maggioranza. Siamo stati ritenuti ignorati, una cosa che non si poteva fare, che non aveva senso fare. Però abbiamo visto qual è stato il trend decrescente dei costi. Abbiamo per anni detto che quando un servizio non viene reso, si chiama società per azioni, perché il comune è un fruttore di un servizio, ancorché ne è socio partecipante. Abbiamo chiesto semplicemente di applicare delle penali, le penali che non sono mai state applicate per i servizi che non sono stati mai presi. Dico questo per alcuni, dico delle cose che sono familiari, perché le abbiamo sempre ripetute. Abbiamo assistito nel corso degli anni all'affitto di autocompattatori con cifre spropositate, quando altri comuni li hanno affittati a cifre irrisorie. Quindi si potrebbe continuare così, come dire, per esemplificare quello che è stato lo scempio del lato e di quel circolo che facevano vedere in quel video, che rappresenta poi la civiltà delle varie comunità. Perché dico, in altre comunità più evolute vediamo la raccolta più evolute, parliamo di Sicilia e provincia di Palermo, non stiamo parlando di zone che sono del nord. Altre idee che vengono in mente possono essere quelle, per esempio, dell'utilizzo dell'olio di frittura come carburante biodiesel. Dico, attualmente c'è il professore che si occupa di ambiente, il nostro olio finisce nello scarico, che finisce su un fiume e finisce a mare, quindi quello provoca inquinamento. Altre comunità più accorte lo raccolgono, lo valorizzano, lo fanno diventare carburante per il pulmino dello scuolabus, che più delle volte rimane fermo per mancanza di carburante, perché il comune non c'ha più le risorse. Dico, bisognerebbe guardare e sensibilizzare la gente. La raccolta differenziata, Marco ampiamente ha detto quali sono
30 secondi, 30 secondi, per poi per esempio dire le energie verdi. Energie verdi, Belmonte ha visto più volte, non ha partecipato a bandi regionali che ci avrebbero consentito l'acquisto di pannelli fotovoltaici che avrebbero reso il comune autosufficiente, dopo che ha fatto che ne spendiamo 100.000 euro di bolletta energetica, ma noi non abbiamo aderito perché evidentemente le logiche non erano quelle disinteressate o dell'ambiente o dell'energia, ma chissà quali altri cartelli potremmo chiamare per spiegarvi questo concetto. O l'utilizzo di motori a risparmio energetico, per esempio per il pozzo praticamente si bruciano, potremmo comprarne quasi allo stesso prezzo uno ad efficienza energetica e risparmiare, cosa che non viene fatta. E lo concludo perché quel circolo in senso lato potrebbe includere tutto, potrebbe includere per esempio che gli interventi sciocchi nella nostra comunità potrebbero comportare il risparmio di sì denari, ma che rispettano l'ambiente. A cosa mi riferisco? Oggi noi pompiamo l'acqua dal pozzo che c'è di Anselmo, lo mandiamo giù al pozzo che c'è in via Carlo Alberto della Chiesa e poi lo ribaltiamo sul serbatoio e lo distribuisce nella città. Basterebbe un piccolo intervento, una condotta che collega il pozzo di Anselmo con il serbatoio e risparmieremo soldi e rispetteremo l'ambiente.